tutte quante io le ho nel cuore. Amore, 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 vero amore, non potrà finir mai questa passione. Zafo, 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 assieme tutto quanto a cantare. Zafo, 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 o campo che se no che fine fa. E fuoce cia cia cia, e noi la mabriaca, un coro riempie il cielo, tutto quanto ma cantà. Zafo, 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 assieme tutto quanto ma cantà. Zafo, 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 o campa che se no che fine fa. Zafo, zafo, assieme tutto quanto andiamo a cantare. Buonasera, 21:15 in diretta dallo studio 1 di Teledauna, parte la puntata numero 21 di Zafo. Una puntata che abbiamo annunciato imperdibile perché vivremo fino agli ultimi minuti il calciomercato che questa sera chiude i battenti alle ore 23. Ci sono stati dei movimenti che riguardano il Foggia, ma cercheremo di sapere anche che cosa è successo in casa d'altri. Commenteremo ovviamente il terzo pareggio interno consecutivo del Foggia e lo faremo con i nostri gentilissimi ospiti che saranno presentati dalla mia partner di questa sera, che è Sara Fanelli. Buonasera. Buonasera. Almeno buonasera non lo devi dire. Lo so buonasera. Che vuoi parlare poco, però insomma il minimo indispensabile, il minimo sindacale ce lo devi dire. Anche lei è una concorrente iscritta al concorso di Miss Rossonera 2016, anche lei indossa come tutte, facciamo vedere, la maglia ufficiale del Foggia Calcio con il nostro sponsor Tamma. Questa sera farà particolarmente piacere questa maglietta a uno dei nostri ospiti, che Sara adesso va a presentare. Allora, a sinistra abbiamo Armando... sinistra è di qua, tanto per cominciamo a fare le cose bene, perché a sinistra è da è qua. È, a cioè, sinistra qui, abbiamo sì. Armando Borrelli. Buonasera a tutti, ben ritrovati. Ciao. Alberto Mangano. Ciao Alberto. Buonasera. 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 E Giovanni Bucaro. Tornato a trovarci. Buonasera, il nostro mister di fiducia, Giovanni Bucaro, che manca due settimane, speravamo per te che qualcosa si fosse mosso, qualche panchina. No, c'era stato, però non lo possiamo non dire, ci siamo trovati. Ragazzi. Sì, sì, sì. Non, sei stato non ci siamo, ragazzi, diciamo, tra virgolette, messi d'accordo. Pure hanno scelto una vecchia conoscenza. Sì, loro. Sì, hanno fatto una scelta, diciamo, diversa, pure fatta un po' dalla tifoseria, però al di là di questo non ci eravamo trovati su alcune situazioni, quindi... Mm-hmm. E vabbè, comunque qualche risultato l'hanno ottenuto anche a favore del Foggia, visto che hanno battuto il Cosenza. Poi alla tua destra, che è di là. Sì. Alla mia destra abbiamo Pino Stefanini. Buonasera, 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 sì. Pino Stefanini, che è il responsabile commerciale della Tamma. Ecco perché diceva, uno dei nostri ospiti farà particolarmente piacere il fatto che tu stia indossando la maglia, del Foggia con la scritta Tamma, perché non è responsabile commerciale Tamma, ma anche del gruppo Beretta, di tutto di più. Stasera pasta non ce l'ha portato, però va bene lo stesso. E Massimo Marsico. Buonasera. Vecchia conoscenza naturalmente, non solo dei tifosi del Foggia per tutti gli anni che ha passato davanti al teleschermo nel condurre trasmissioni sportive, ma vecchia conoscenza soprattutto per Teledown, perché il venerdì con la sua contropiede preannuncia ciò che accadrà nel fine settimana, naturalmente soprattutto per ciò che riguarda il Foggia Calcio. Bene, allora come al solito c'è il nostro Alberto Mangano che freme per far vedere il suo cartello che... da quest'anno abbiamo deciso di mostrarlo ad inizio di ogni puntata, naturalmente non al contrario. Ah, non ricordavi neanche. No. Sì. Allora vediamo un po' che cosa. Come mamma fa che stire duro? Giustamente se lo chiedono tutto, cioè, perché il Foggia ha sbagliato ancora l'ennesimo rigore. Senza e poi... colpevolizzare nessuno, però. Ma ci mancherebbe.
però poi vi faremo vedere quanto stanno costando i rigori al Foggia e quanto stanno costando i rigori alle altre squadre. Abbiamo fatto almeno le squadre che lottano insieme al Foggia per i vertici della classifica, un ottimo lavoro di Armando Borrelli, vedremo questa schermata grafica che ci racchiude un po' che cosa è successo per quanto riguarda i penalty di tutte le squadre che stanno lottando per i vertici della classifica del girone C di Lega Pro. Andiamo a lanciare anche il sondaggio di questa settimana, ovviamente noi non lo possiamo lanciare di qua perché lo dobbiamo fare vedere. Lo diciamo a voce. Abbiamo qualche problema tecnico con il computer. Qual è l'avversario più temibile per la corsa al primo posto? Al 36% il Benevento con 90 voti, segue la Casertana 29%, 73 voti, Lecce 27%, 69 voti, ultimo posto Cosenza 8%, 21 voti. Beh, tanti sono stati influenzati proprio dal risultato di sabato scorso, perché è un sondaggio che avevamo lanciato già qualche altra volta e per la verità non c'era mai stato il Benevento con il maggior numero di click da parte dei nostri utenti e nostri tifosi. E poi voglio ricordarvi che attraverso il sito calciofoggia.it c'è anche la possibilità di votare il migliore in campo. In questo caso naturalmente entrate nel sito calciofoggia.it, nella sezione il pagellone. Il primo classificato alla fine di questa puntata vincerà una settimana di prima colazione per due persone presso il Luimar Caffè di Foggia. Ma andiamo per ordine, lanciando subito il primo spot pubblicitario. Ci vediamo fra un po'. Pasta Tamma, sponsor ufficiale del Foggia Calcio. Cerchi sicurezza, eleganza, praticità e fiducia. www.daddarioporteblindate.it. Vieni a trovarci in via degli Artigiani a Foggia, dove potrai toccare con mano le tue idee e vederle realizzate per la tua casa. Uno staff altamente specializzato che lavora con passione può garantirti solo il meglio. Le officine Daddario realizzano porte blindate dalla progettazione all'installazione completa e offrono una vasta gamma di accessori per la tua porta blindata. La Daddario SR installa il nuovo Defender corazzato, sicuro, inviolabile. Porte blindate da Dario, è un investimento sicuro. Perché scegliere Carni Affini? Perché se vuoi bene a te stesso e al tuo portafogli, non puoi sbagliare. Non solo un grande reparto macelleria, ma anche salumi e prodotti caseari di altissima qualità, con un occhio particolare a ciò che offre il nostro territorio. Troverai inoltre tutto il resto per la tua spesa completa. Carni Affini, vicino a te, vicino al tuo mondo. A Foggia, in via Masi 36, via Gissi 76, via Consagro 1, via Ciano 18, via Dorso 117, via Lucera 151, via Senatore Nannarone 64 e viale Michelangelo 185. Concessionario ufficiale di gioielli dei marchi più importanti quali Comete, Ambrosia, Michiko, 1R, Boccadamo. Rivenditore autorizzato di orologi importanti alla moda come Calvin Klein, Princeps, Chronotech, Fossil, Hello Kitty. Bonfitto Gioielli in via Lanza 18 a Foggia. www.bonfittogioielli.it. Damiano Concessionaria Pneumatici vi invita a visitare il nuovo punto vendita in via Bari, chilometro 3 a Foggia. Damiano, 15.000 pneumatici delle migliori marche da oggi disponibili ai migliori prezzi. Damiano, con la migliore assistenza tecnica. Damiano, centro sicurezza, auto, camion, trattori, carrelli industriali, moto, camper. La tua sicurezza su strada affidala a Damiano. Damiano, via Bari, chilometro 3, Foggia. Se cerchi un locale accogliente e un'ottima cucina, lo hai trovato! Pizzeria Trattoria La Garbatella. La sua pizza è gustosa e leggera perché lievitata per ben 72 ore e cotta in forno a legna. I suoi piatti sono ricchi e squisiti perché cucinati all'istante. Tutti i giorni, compresa la domenica, potrai gustare un pranzo davvero completo a partire da euro 9,90, senza rinunciare alla qualità.
puoi organizzare feste di compleanno e piccoli ricevimenti. Pizzeria Trattoria La Garbatella, Vico Quattro Porte, a Foggia. Vieni a scoprire il bello di stare a tavola. E allora, voglio ricordarvi che ripercorreremo tutta la giornata milanese del Foggia, lo faremo attraverso due collegamenti telefonici, uno col direttore generale Pino Tiso, direttore generale rossonero Pino Tiso, e l'altro con il nostro specialissimo inviato che è ancora lì a Milano e resterà fino agli ultimi minuti per farci capire che cosa sta succedendo e che cosa potrebbe accadere anche negli ultimi minuti, presumibilmente anche per le altre squadre avversarie del Foggia. Stiamo parlando di Daniele Affatato, che è a Milano per noi. Ma intanto, prima che poi lo dimentichiamo perché abbiamo tanti argomenti da sviscerare, vogliamo ricordare qualcosa per quanto riguarda un nostro sponsor. Pizzeria Trattoria La Garbatella, Vico Quattro Porte a Foggia. Imperdibile offerta per San Valentino. Per San Valentino, possiamo far vedere le due schermate, perché per la giornata di San Valentino, che capita quest'anno di domenica, c'è la possibilità di approfittare di questa grande offerta sia al pranzo che a cena. C'è il menù sia di carne che di pesce. Adesso vi mostriamo, così, anche perché a quest'ora fa venire anche un po' la collina in bocca. C'è un menù di carne, lo leggete voi stesso, soltanto a 35 euro. Poi c'è anche allo stesso prezzo un menù a base di pesce, leggetelo voi, approfittate. La Garbatella in Vico Quattro Porte a Foggia. E allora lanciamo adesso la prima pagina dei nostri personalissimi giornali. Li trovate in esclusiva, posso dire in esclusiva, sì, a Zaffo, questo lo posso dire. In anche di anteprima. No, in anteprima, sì, è in anteprima, anche perché essendo in esclusiva non può che essere in anteprima, che è tutto Zaffo. Vediamo il nostro direttore Francesco Ricci, che salutiamo, che realizza questi titoli con anche le grafiche, che riguarda tutto Zaffo. Avanti piano piano. Perché? Perché avanti piano piano? Andiamo a vedere i risultati della 20ª giornata del girone C di Lega Pro, per renderci conto che tutte le squadre, dobbiamo dire per fortuna del Foggia, visto che il Foggia ha impattato per la terza volta consecutiva lo Zaccheria, anche le altre non corrono. Sì, Foggia Benevento 1-1, come sappiamo, Juve Stabia Catanzaro, stesso risultato, Acre Cosenza 1-0, risultato favorevole al Foggia, perché il Cosenza non riesce così ad agganciare i rossoneri, o quantomeno ad avvicinarli. Mattina Ischia 3-3, Casertana Lecce 1-1, da segnalare l'infortunio all'assistente arbitrale che ha costretto la sostituzione dei guardalini con due tesserati. Come avviene nei dilettanti, quando, esatto, ci sono i guardalini di parte, cioè un dirigente di una squadra e un dirigente dell'altra, che vanno lì, ma giusto per fare la presenza, ma mi rendo conto di quanto possa essere difficile per un arbitro non avere gli assistenti e quindi dover giudicare soprattutto i fuorigioco da posizioni pressoché impossibili per poter giudicare. Credo che in un calcio professionistico qual è quello di Lega Pro, credo sia arrivato il momento di pensare di avere un quarto uomo, perché in questi casi è il quarto uomo che va a sostituire l'infortunato, che possa essere l'arbitro o uno degli assistenti. Però siamo ancora non nella terza categoria, ma nel terzo mondo da questo punto di vista. Catania Matera 2-1, altro risultato favorevole per il Foggia. Lupa Castelli Romani, Melfi 0-0, Fidelis Sandria Paganese 0-1, Messina Monopoli 3-2. Questa è la nuova classifica dopo 20 giornate, eccola qui. Non è cambiato praticamente nulla, per fortuna delle prime quattro il Cosenza non ha approfittato, laddove un po' tutte le squadre sono andate a vincere, ad Agrigento invece il Cosenza ha addirittura perso. Massimo Marsico, sì, secondo te oggi ancora di più sono le prime cinque le squadre che alla fine dovranno combattere fino all'ultimo? Guarda, per rispondere al nostro sondaggio, secondo te qual è la più temibile? Ti do dei dati, sì, perché ne parlerò poi anche venerdì. Non solo nelle ultime 5 giornate, ma nelle ultime 10, vale a dire il 50% del campionato finora svolto, le prime 4-5 della classifica viaggiano più o meno allo stesso ritmo. La distanza è soltanto di 3 punti, cioè la migliore ha fatto nelle ultime 10 giornate 20 punti, quindi anche la media è al massimo di 2 punti a partita, 1,9 o 1,8. Questo significa che non c'è ancora nessuna squadra che riesce a staccarsi
dalle altre. Noi ci auguriamo quanto prima che possa farlo il Foggia. Il nostro rammarico è quello che il Foggia abbia sprecato tre opportunità interne dinanzi al proprio pubblico, anche se l'ultima sinceramente era contro una grande, una rivale, e quindi potrebbe anche starci. Con la Paganese e con la Juve Stabia invece forse il Foggia avrebbe potuto. Ma la più terribile secondo te qual è? Quella allora, il Benevento ti dà la sensazione di essere una squadra di serie C, di categoria. La Casertana per la verità si è rinforzata anche in maniera notevole rispetto a già un parco giocatori che aveva. Forse la squadra che si è rinnovata di più. Che si è rinnovata di più. Essendo la capolista, sì, stranamente. Sì, no? Sì. Il Cosenza, come il Foggia, come dice giustamente Oteri, ha il vantaggio di avere Roselli già dall'anno passato e comunque sta lavorando insieme da un anno e mezzo. Però ha tardato in classifica e almeno apparentemente non sembra all'altezza del Foggia, che a mio modesto avviso resta la squadra che per società, capacità dell'allenatore e dello staff tecnico, rosa della squadra, pubblico e ambiente, ha tutto per poter centrare la promozione. Certo, certo. La sensazione che credo abbiamo un po' tutti, certo, quanti. Certo, certo. Però bisogna fare attenzione ovviamente anche a squadre del calibro Lecce, che non abbiamo fin qui nominato, che sta sempre lì un po', come dire, dietro le prime, ma pronta eventualmente a spiccare il volo. Il Lecce è il problema, e speriamo che ce l'abbia per tutto il campionato, che non la butta dentro con una certa facilità. Se dovessero svegliarsi gli attaccanti, ai noi, poi abbiamo qui Giovanni Bucaro, che è un tecnico e quindi ci può, sì, dare lezioni sotto questo aspetto. Ho detto qualche sciocchezza, Giovanni? No, l'analisi è perfetta, infatti. Ah, grazie. Possiamo anche passare ad altri, rispetto. Grazie Giovanni. Pino Stefanini, tu sicuramente apprezzerai la maglia del Foggia e quindi il fatto di averla subito a disposizione per, anche in trasmissione, ti fa stare un po' più tranquillo, più sereno, no? Ma ormai io sono daltonico, vedo rossonere dappertutto. Rossonere dappertutto. Ma questo campionato, che per molti viene definito livellato, ma a tuo avviso è livellato verso il basso o verso l'alto? Ma qui c'è una sola bruttura: il Foggia che non ha 45 punti. Va bene? E questo ti fa capire che è un campionato livellato proprio verso il basso, perché un Foggia che fa quello che fa, cioè, perché ha fatto tutto da solo, insomma, siamo inutili, non ce l'hanno fatto gli avversari, nemmeno il Benevento ci ha fatto niente, insomma. E quindi il Foggia doveva avere 45 punti, ma così per il... Oggi staremmo qui, oddio, sarebbero meno interessanti queste trasmissioni, perché dovremmo parlare di chi dopo il Foggia va a fare i playoff, insomma, ecco, quindi... O pensare alla squadra già da... Pensare a fare... E invece stiamo qui a pensare chi ci può far paura. Fino a ieri avrei detto persino il Matera, poi abbiamo avuto la bella notizia che addirittura le ha prese, sì, va bene... Avrei detto Cosenza, io il Matera lo ritengo più forte della Casertana, va bene? Come il Cosenza è una squadra che con Cavallaro ha acquisito sicuramente una forza d'urto notevole, e quindi sono tutte lì. Tu sei uno di quelli che rimpiange? Cavallaro? Sei uno di quello che... Sì. Dico, tu lo rimpiangi? Sì. L'avresti visto bene ancora quest'anno? Sì, visto che certamente, perlomeno avrebbe segnato i rigori. È vero. Noi abbiamo sbagliato 4 rigori in 3 partite, noi, e questo è imperdonabile. Non scordiamoci che c'è la maledizione di gioco, così come l'avevamo definita a suo tempo, e credo che stia continuando sul fatto dei rigori. Sull'argomento poi ci torniamo. Mister Bucaro, qual è la squadra che secondo te deve temere di più, il Foggia? Ma io ho sempre detto che è un gioco a tre un po' per il primo posto, e sono convinto che sarà così da qui alla fine tra Benevento. Escludi sempre la Casertana? Escludo sempre la Casertana, anche se nonostante, diciamo, al mercato si è rinforzata, si forse più di tutti, sì, insieme a Lecce forse è quella che ha fatto più movimenti di mercato, però rimango convinto che Lecce, Benevento e Foggia siano, col Foggia, come ha detto prima Massimo, davanti a tutti per una serie di circostanze, anche il pubblico che ci affoggia in questo momento non c'è da nessuna parte, quindi incide, società è stata incide una bella tutto. Dimostrazione da questo punto di vista. Quindi penso sia una lotta a tre. Hai cambiato opinione, Alberto, invece sulla possibile più forte antagonista del Foggia dopo aver visto il Benevento, o resti della tua idea? Il Benevento è un fatto matematico, perché è una squadra che ha fatto i tuoi stessi punti, fra l'altro c'ha quel mezzo punto in più che gli deriva adesso dall'ormai definitivo scontro diretto. Però ritengo che
forse proprio il Lecce in questo momento sta facendo un po' come il Foggia, non spicca ancora il volo. E questa è, mentre io ho visto giocare il Lecce a Caserta, non è stata una grandissima partita, ma andava fatta così, cioè il Lecce è andata sotto e poi è riuscita a recuperare la partita, secondo me avendo anche la possibilità alla fine di farla sua la partita. E quindi queste squadre, secondo me, quando riusciranno a fare, lo può fare il Foggia, che forse ha qualcosa in più sia come organico sia come gioco, una volta che vanno al primo posto, secondo me sono partite, perché guadagnano di autostima, anche perché... Sai, Alberto, qual è anche il rammarico? È che non stiamo sfruttando, dico, non stiamo, il Foggia non sta sfruttando, il fatto che non è ancora arrivato l'inverno, per cui si sta giocando su campi che sono ancora accettabili. Accettabili. Sì. E il Foggia, che fa del gioco, ovviamente, una delle sue armi, e anche avrebbe potuto... leggerini, esatto, e anche giocatori leggerini, perché io immagino il Benevento, che l'hai visto come me, sì, sono tutte persone alte 1,90, sì, belle, piazzate, sui campi fangosi, perché in genere a gennaio, febbraio, adesso io dico sempre... Non so se cose esatte, sì, è una cosa che avevamo detto in qualche trasmissione precedente. Stiamo avendo un ottimo inverno, per fortuna. Diciamo, anche a Catanzaro, io poi ho rivisto un po' la partita, anche il campo era perfetto a Catanzaro. Esatto. Che, quindi agevola. Questo agevola il Foggia, non agevola... Sicuramente è un dato importante quello che dice Massimo, cioè nel senso che... E non lo stiamo sfruttando forse come dovremmo fare, Alberto. Per fortuna il rammarico sta anche per gli altri, perché... arrivare ad avere la possibilità di fare il Foggia rallenta, sarà, e loro non riescono. Sì. Allora, ecco, la perché dico, ha fatto meno punti del Foggia in allora, questo non trend è, poi non è un fatto psicologico giorni. Secondo me tu, quando stai dietro, sei comunque obbligato a vincere. Quando sei obbligato a vincere non sei mai sereno. Tu dici che psicologicamente quando sei primo essere non inseguiti. Dico che puoi permetterti il pareggio, però al massimo ti acchiappano. Invece tu adesso sei nella condizione che la Casertana poteva vincere e tu ti riportavi a 4 punti, addirittura potevi ascendere a 5, e questo può creare ansia. Quest'ansia alla fine magari si vede anche nel passaggio sbagliato, come dicono al nord, stanno giocando al Ciapanò. Esatto. E allora, noi abbiamo commentato quello che è successo nella 20ª giornata, direi di passare dalle parole alle immagini. Ci vediamo tutti i gol. Invariato in testa alla classifica del girone C di Lega Pro dopo i big match della 20ª giornata. 1-1 tra Casertana e Lecce. Al vantaggio dei falchetti di De Angelis al 12esimo, risponde Surraco al 59esimo. Stesso risultato anche tra Foggia e Benevento, con i Satanelli che si mantengono a meno 2 dalla testa. Al 53esimo Sarno elude i padroni di casa. Ma all'86esimo Mazzeo pareggia sul rigore. Non ne approfitta il Cosenza, che cade 1-0 da Agrigento con l'Agragas, condannato da un gol di Zibert al 49esimo. Torna al successo il Messina, che supera 3-2 il Monopoli. Al 27esimo Gustavo porta avanti per Oritani, poi però Romano al 29esimo e Djuric al 45esimo firmano pari e sorpasso per i biancoverdi. Nella ripresa al 48esimo ancora Gustavo sigla il 2-2 prima del gol partita di Tavares al 76esimo. Si ferma la serie di risultati utili del Matera, sconfitto 2-1 a Catania. Doppio vantaggio etneo con Khalil al 55esimo e Falcone al 69esimo. All'80esimo Infantino prova a riaprire il match, ma è troppo tardi. Alle spalle del Bue avanza la Paganese, Corsara 1-0 sulla Fidelisandria. Decisivo Caccavallo all'88esimo. 1-1 tra Juve Stabia e Catanzaro. Giallorossi avanti compatti al 41esimo, ma raggiunti al 47esimo dal primo gol gialloblu di Diop. Emozionante 3-3 invece tra Martina Franca e Ischia Isola Verde. Al quarto pugliesi in vantaggio con Diakité. Di rigore rimonta e sorpasso dell'Ischia con Di Vicino al 20esimo e Gomes al 25esimo. Al 44esimo ancora Diakité firma il 2-2. La partita non è ancora finita perché Gomes al 72esimo illude gli sclavi prima del definitivo pari che arriva con autogol di Guarino all'84esimo. A reti bianche, Luva Castelli Romani Melfi. Allora, siamo di nuovo... Sara, ti ricordavo un po' meglio.
ti avevo lasciato magra con la maglietta rossone, ti ritrovo con i baffi senza... Che è successo, Sara? Che cosa hai fatto? Sarà perché ti amo, no. Forse la trasformazione sarà stata così. Non esagerare. Felice Di Maro, no? Mio compagno di avventura nella scorsa stagione televisiva con Promossi e Bocciati, apprezzatissimo. Attore di teatro, soprattutto in vernacolo, giusto? Come quella... Adesso, anche sì, no. ci stiamo spostando un po', ecco. Non so se ti interrompo. No, ma certo, allora che stai... Allora, ricominciamo. Ciao Lello, come ciao, stai? Piacere, molto piacere. Senti, allora, mi fa un'emozione, ti rubo una parola. Sì. Mi fa emozione tornare qui. È vero, dopo sette mesi passati insieme. È vero, ma non è detto che poi non si possa ripetere. Certo, tu intanto adesso sei tornato al tuo antico amore che è il teatro. E infatti. E stai portando in scena? Stiamo portando in scena Felice, Pulcinella e Ubaro. Possiamo vedere delle immagini, mi pare, delle foto? Ci dovrebbero essere delle foto di scena. Oh. Noi praticamente questo testo l'ho elaborato io, un pezzo vecchissimo di Scarpetta. Infatti il titolo era Il coraggio di un pompiere napoletano e un maestro di scrittura, praticamente un titolo integrato. Queste sono alcune foto di scena con i miei compagni di lavoro, tra virgolette lavoro. Certo. Ma noi siamo in scena sabato prossimo, giorno 6 sì. di febbraio, alla Conart Teatro, ci stiamo al villaggio artigiani, ci stiamo appoggiando lì e stiamo cercando di fare una cosa un po' diversa dal solito teatro, nel senso che a fine spettacolo ci intratteniamo con tra virgolette gli spettatori sì. e per offrire un piccolo buffet, qualche cosina così e quindi come tarallozzi e vino, come si dice a Foggia. Perfetto, però perché poi a una certa ora viene un certo appetito e quindi è giusto anche soddisfare queste esigenze da parte del pubblico. E ti dicevo che appunto ci stiamo un pochettino spostando come asse portante, prima erano tutte le commedie in dialetto, c'è problemi col micro, un attimo è che adesso lo teniamo in mano perché tanto lo tengo io. Perfetto. Va bene, sì, vai. Carmine, ci sono? Sì. Ok, mi sente Carmine. Sì. Il nostro amico di regia, Carmine. Gianni. Allora dicevo appunto che praticamente abbiamo spostato un po' l'asse, adesso facciamo anche una pseudolingua. Cioè il teatro misto tra il dialettale e effettivamente molta gente sta apprezzando anche questo tipo di teatro perché ormai la focalizzazione sul teatro abbiamo la testimonianza vivente perché Massimo è venuto a vedervi e quindi so che ha apprezzato. Esatto. E quindi mi fa piacere che abbiamo una voce vivente posto vivente e dove io sono venuto. Perfetto. Allora per lo spettacolo potete telefonare, chiedo scusa se guardo perché i numeri di telefono a me mi lasciano sempre un po' perplesso, sì. nel senso che mi riesce a ricordare. Allora, per telefonare potete telefonare per prenotare al 389 89 50 981 ed è la Conart, oppure al mio numero di cellulare al 328 81 90 830. Ti assumi la responsabilità e dato il suo numero. Sì, infatti, tutte le donne, potete chiamarlo per dire donne a me, ando e. Allora, sabato 6 febbraio con Felice, Pulcinella e Ubaroni. Grazie a Felice Di Maro. Ciao, grazie. Alla grazie prossima. Per la tua ospitalità. Allora, grazie a tutti. Salutami tutti gli altri. Portati tutto. Anche il microfono. Ciao. Portati tutto. Ciao, grazie. E allora, introduciamo un altro argomento e lo facciamo con l'altra testata, perché noi facciamo questa rassegna stampa molto personalizzata noi qui a Zaffo. Zaccheria Stregato. Stregato perché intanto sono venuti gli amici di Benevento, che si chiamano stregoni o le streghe, a seconda di come li vogliamo denominare, ma stregato perché con il nuovo anno il Foggia non è riuscito mai a vincere. 3 partite consecutive in casa, 3 pareggi soltanto. Ne parleremo subito dopo il break pubblicitario. Pasta Tamma, sponsor ufficiale del Foggia Calcio. Revisioni non è solo un professionale centro revisioni veicoli, motoveicoli e ciclomotori, ma anche un'attrezzatissima officina specializzata nel montaggio di impianti a gas e GPL, di block shaft e block system, di ganci traino, nonché officina autorizzata Arval.
Sud Revisioni è anche specializzato nella vendita e montaggio di pneumatici e carrelli. Sud Revisioni al tuo servizio anche per la ricarica di aria condizionata e il disbrigo di pratiche auto e passaggi di proprietà. Tutto questo in un nome solo, Sud Revisioni SRL a Foggia, in Corso del Mezzogiorno, seconda traversa. Louis Mar Café Lounge Bar. Cordialità, simpatia e qualità del servizio. Louis Mar Café per festeggiare i vostri piccoli e grandi eventi nei suoi ampi locali e la vasta area all'aperto riscaldata nel periodo invernale. Louis Mar Café è anche locale Mediaset. Louis Mar Café alla pagina ufficiale Facebook. Caffè non è una scelta qualsiasi. È il posto. Porteblindate.it. Vieni a trovarci in via degli Artigiani a Foggia, dove potrai toccare con mano le tue idee e vederle realizzate per la tua casa. Uno staff altamente specializzato che lavora con passione può garantirti solo il meglio. Le officine D'Addario realizzano porte blindate dalla progettazione all'installazione completa e offrono una vasta gamma di accessori per la tua porta blindata. La D'Addario SRL installa il nuovo Defender corazzato. Sicuro. Inviolabile. Porte blindate da Dario. È un investimento sicuro. Perché scegliere Carni Affini? Perché se vuoi bene a te stesso e al tuo portafogli, non puoi sbagliare. Non solo un grande reparto macelleria, ma anche salumi e prodotti caseari di altissima qualità, con un occhio particolare a ciò che offre il nostro territorio. Troverai inoltre tutto il resto per la tua spesa completa. Carni Affini. Vicino a te, vicino al tuo mondo. A Foggia, in via Masi 36, via Gissi 76, via Consagro 1, via Ciano 18, via Dorso 117, via Lucera 151, via Senatore Nannarone 64 e viale Michelangelo 185. Meta Service Security per la tranquillità e la sicurezza dei cittadini foggiani. Servizi di biglietteria, guardiania, portineria, prevenzione danni per ambienti e persone, security per locali e punti di svago, gestione e controllo parcheggi privati ed aziendali. Meta Service Security, massima discrezione, massimo impegno, massima professionalità, con controllo 24 ore su 24 dalla nostra centrale operativa. Meta Service Security. Eccoci qua, salutiamo anche gli amici di Mitico Channel, che è il sito che ci permette di arrivare laddove il segnale del digitale terrestre non riesce ad arrivare, vale a dire oltre la regione Puglia. Quindi un saluto a tutti quanti i tifosi che ci seguono da lontano. E allora, Zaccheria Stregato, terzo pareggio consecutivo in casa e che ha fatto rallentare il Foggia, ma come abbiamo visto per fortuna hanno rallentato anche le altre. Massimo, un tuo parere su questa partita un po' strana, se così vogliamo dire. Col Benevento? Certo, se il Foggia, secondo De Zerbi, ha massacrato il Benevento, secondo me, parola forte, magari il termine si poteva utilizzare calcisticamente parlando, dopo la partita con la Casertana, contro il Lecce, per il risultato che c'è stato. Dopo un 1-1, secondo me, mi pare un po' inopportuno. Il tuo modo di vedere? Ma sai, è una partita che il Foggia poteva vincere tranquillamente, cioè, ma che poteva anche perdere tranquillamente. Nel calcio poi gli allenatori, io poi faccio sempre riferimento a Giovanni che ce l'ho di fronte, quindi quando parlo di allenatori vedo lui, gli allenatori mi sembra che stiano andando verso, come dire, una strada che porta a una sorta di distinzione, la prestazione da un lato e gli episodi dall'altro. Gli allenatori giudicano una prestazione, poi però a decidere il risultato sono gli episodi.
lo vediamo in tutte le partite. Dal punto di vista della prestazione, il Foggia è piaciuto, nel senso che aveva il pallino del gioco in mano, ha creato opportunità da rete, il Benevento, ma credo che fosse l'atteggiamento voluto, no? Aspettava e come fanno tutti. Sì, volutamente, certo. Secondo me ormai quello è l'atteggiamento che hanno gli avversari con il Foggia. Io aspetto che possa avere l'opportunità di operare in contropiede o ripartenza, a seconda adesso di quanti anni uno ha. Noi diciamo forse contropiede, sempre io poi lo devo dire per fare pubblicità alla tua trasmissione. Dici bene. In ogni caso, cioè, il Benevento non ha rubato nulla alla fine, anzi ha avuto due opportunità incredibili di vincere, ma se il Foggia avesse vinto 2 o 3-0, a sua volta non avrebbe rubato nulla. Sono le classiche partite di calcio, no? Dove c'è una squadra che gioca meglio dell'altra, e questo è sicuramente il Foggia, ma c'è un'altra che è molto, si dice, cinica, e quindi sfrutta gli episodi, sfrutta le opportunità. Io guardo Gianni, anche se l'opportunità, vogliamo ricordarla, oppure è stata offerta su un piatto d'argento dall'arbitro, perché dopo sì, vedremo, perché il rigore forse non c'era, ma anche queste cose però li devi mettere in preventivo, se non chiudi le partite, vedi, per rifarci adesso, non perché per tornare alle ferite mie di Alberto, che ha già intuito dove vogliamo andare. L'Inter ha perso meritatamente, secondo molti, 3-0 ieri. Se avesse segnato Icardi il calcio di rigore, certo, chissà come sarebbe finita la partita. Certo. O se l'arbitro avesse dato non il rigore in maniera precedente, ma il calcio di punizione a due in aria, chissà come sarebbe finita la partita, perché poi sono gli episodi che ti fanno... Ieri il peggiore del campo è stato sicuramente l'arbitro. Quindi purtroppo l'arbitro nel caso del ha sbagliato, dando un rigore che probabilmente non doveva essere dato. Il Benevento è stato bravo a sfruttare l'opportunità e ha portato a casa il pareggio. Perché loro li sanno battere i rigori. Noi dobbiamo giocare meno bene, ma essere più cinici. Pino Stefanini, che intanto sicuramente preferiva Sara con la maglietta del Foggia, sicuramente. No, voglio essere così, no. Autolesionista. È gradevole anche così. Anzio. Forse domani anche parleremo di Tamma. Adesso che si è cambiato. Domani va a Roma Stefanini. Ah sì? Parleremo di Tamma, quindi non c'è problema. A Roma che cosa c'è? Qualche impegno particolare? No, c'è Tamma anche a Roma. Ah ecco, per questo motivo qua. C'è qualche novità da lanciarci? Adesso apriamo una parentesi su Tamma. Ma ne abbiamo tante, veramente tante, di novità, e nel futuro molto breve, molto prossimo, lanceremo tante novità, tante cose nuove. Quindi. So che tra l'altro ci si sta organizzando con attrezzature all'avanguardia proprio nella ristrutturazione. Che ma ritengo che la Tamma sarà tecnologicamente fra gli stabilimenti pacifici più avanzati del momento. E beh, questo è sicuramente un vanto per la nostra città, così come è un vanto, credo, per i tifosi del Foggia poter avere finalmente una società solida con imprenditori che ci credono soprattutto sullo sviluppo del proprio territorio e fanno della squadra, se vogliamo, il bigliettino da visita per tutto ciò che intorno ci sarà per far crescere sempre di più. Ma come sempre accade, Lello, le squadre di calcio sono la cartina di tornasole della realtà economico, imprenditoriale, sociale. Cioè, quando una squadra di calcio emerge, guardiamo il Sassuolo, per esempio, significa che alle spalle c'è una forza. Beh, lì siamo a livelli proprio altissimi, perché c'è il presidente di Comitutti, però insomma significa che le cose vanno meglio. L'auspicio nostro è che Foggia emerga, cioè guadagni qualche posizione in classifica, è bravissimo, qualche posizione in classifica, anche nella classifica del Sole 24 Ore, perché no? E che il calcio contribuisca, magari, che ci faccia vedere questa rinascita. È ovvio che io nella classifica delle cose importanti metto prima Tamma, e penso che lo facciano anche i fratelli Sanelli, e poi il Foggia Calcio. Sì, vabbè, noi perché, quindi, questa è una trasmissione. Quindi come esempio da additare, io metto prima Tamma, quindi una impresa moderna, nuova, rivitalizzata, con un grande futuro. E poi Foggia Calcio, perché no? Perché comunque aiuta il territorio. Perché... Volevo dire qualcosa sugli episodi. Grande visibilità, certo, ma attenzione, la sostanza sta nella Tamma, no? Perché certo, se uno campa d'aria... Però, ecco, andiamo avanti. Volevo dire qualcosa su, detto,
gli episodi, sì, che queste partite sono tutte decise da episodi. Se così fosse, la Paganese è candidata alla promozione, no? Per, può anche la Paganese, se tutto poi viene deciso da episodi. In realtà ognuno merita quello che ha, o ha quello che merita, certo, secondo come lo chiama. Quindi secondo me il Foggia è lì perché merita di stare lì per proprie colpe. Questa è l'amarezza più grande che si prova oggi. Gioco bellissimo, tutto quello che volete, però cerchiamo di fare un po' più di sostanza. E beh, infatti non per niente credo che hanno tentato fino all'ultimo, diciamo che il mercato chiude alle 23, potrebbe ancora verificarsi qualcosa. Un'ora e diciamo, cinque minuti. Giusto insomma per dirlo, ma ormai il mercato del Foggia è praticamente chiuso, non è arrivato l'attaccante che cercava il Foggia, ovvero una prima punta, arriva Arcidiacono che è anche lui una seconda punta, così come lo è Sarno, Chiricò, Floriano, evidentemente comunque De Zerbi ha dato il suo ok e sta pensando evidentemente di cambiare qualcosa dal punto di vista tattico, anche perché ancora una volta, anche sabato, se vogliamo un po' a sorpresa, ha rinunciato a Iemmello, cambiando un po' le carte in tavola e mettendo in campo quelli che erano i giocatori a sua disposizione. Mister Bucaro, ma intanto la formazione iniziale, tu, ti ha sorpreso un po' anche il fatto di che rinunciasse a Iemmello e insomma giocasse senza una punta vera? Vabbè, perché poi erano tutti, diciamo che il polso della situazione c'era l'allenatore e soprattutto quindi, volevo chiedere di Riverola in quella posizione, ma evidentemente in quel momento con la squalifica di Floriano evidentemente aveva visto Riverola, anche se non è proprio il suo ruolo in quella posizione, però l'aveva visto bene in settimana, magari rispetto a Iemmello che forse dopo una settimana un po' travagliata non stava benissimo, ha fatto diciamo le sue scelte, ma al di là di questo era, diciamo, non è stata azzeccata la scelta, però il Foggia ha fatto la sua partita, poteva fare male al Benevento. Io diciamo, se analizzo la partita, se devo trovare una situazione negativa, nel momento in cui il Benevento ha giocato il tutto per tutto, ha giocato con quattro punte, ha messo Melara terzino destra, a quel momento c'era la possibilità di andare a fare male al Benevento, perché si era sbilanciato parecchio, non creava perché era andato anche un po' in confusione. Infatti De Zerbi è mancato molto per questo, un po' il colpo del KO. Dopo il gol del vantaggio si è un po' rallentato. Si è un po' adagiato, sì, voleva arrivare a questo. Poteva, perché comunque il Benevento non aveva fatto niente fino a quel momento, si era sbilanciato per giocare il tutto per tutto, e lì il Foggia con le caratteristiche che ha poteva fare male. Non l'ha fatto, diciamo, e questa è l'unica, diciamo, cosa negativa della partita, perché come ho sentito prima dai commenti, è una partita che si finiva 3-0. Non c'era nulla da dire, perché fino a un certo punto il Foggia è stato superiore al Benevento. È anche vero che dopo il pari il Foggia un po' ha sbandato, diciamo lì è vittima, sì, del cambio proprio di situazione psicologica. Il Benevento è venuto fuori anche da un pareggio inaspettato, da un episodio inaspettato. E queste, diciamo, sono le due cose negative che in questo momento una squadra come il Foggia non dovrebbe avere, soprattutto gli ultimi 10 minuti. Sembrava che da un momento all'altro il Benevento potesse segnare, perché il Foggia era un po' sparito dal campo. Questo mi auguro rischio, che non succeda più. Qualche rischio l'ha corsa. Andiamo a vedere, non so se abbiamo la possibilità, abbiamo ripristinato il collegamento. Sì. Andiamo a vedere intanto come hanno giudicato da casa i tifosi del Foggia la prova dei rossoneri, così facciamo il solito parallelo con la stampa. Quindi partiamo dal pagellone. In metà classifica c'è Sarno, media di 7,80, seguito dallo Iacono 7,67, Bacca chiude il podio 7,47. Oh, ricordiamo che sempre la gioielleria Bonfitto premerà la fine del girone d'andata, che già veramente c'è stato la fine del girone d'andata. Aspettiamo soltanto di avere ospite Angelo qui nei nostri studi, che riceverà questo orologio della gioielleria Bonfitto, così come a fine campionato il primo in classifica riceverà un altro bellissimo orologio, sempre nella serata dei Top Rossoneri, che si terrà anche quest'anno a Villa Reale. Allora, come al solito facciamo il parallelo invece con lo super pagellone di Carni Affini, per vedere se la stampa, i colleghi della stampa, hanno visto la partita nello stesso modo dei tifosi. Ricordiamo, media voto della Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Gazzetta del Mezzogiorno, anche qui in testa troviamo Sarno 7,16, Loiacono e Gigliotti 6,5 e poi Angelo 6,33. È emblematico come dietro Sarno ci siano tre difensori, Alberto,
che significa? Beh, ma d'altra parte la... strano, io no, penso per che per la partita giocata quasi tutta ma evidentemente voglio dire questa volta sono totalmente d'accordo sia con l'uno che con l'altro, perché Gigliotti ha fatto un'ottima partita. Fra l'altro Gigliotti ha dimostrato come il Foggia non ha subito neanche il contraccolpo psicologico del gol, perché sul corner successivo ha avuto forse l'occasione migliore che ha avuto il Foggia, che sembrava quasi in porto, quindi anche come realizzatore. Io magari lo vedrei anche come rigorista, visto che in passato qualche cosa ce l'ha fatto. Certo. A dire la verità, e su questo mi devo mettere la cenere sul capo, avrei preferito anche in quel momento che battesse lui la punizione, che invece Sarno ha battuto magistralmente, rispetto alla quale bisogna levarsi il cappello, bisogna dire questo Sarno non può uscire mai dal campo, anche che noi spesso sento dire che Sarno è irritante con il gioco, però quando uno fa quei gol e non è un caso perché ne ha fatti più di uno. Ecco perché poi De Zerbi. Io invece direi che sono d'accordo invece con De Zerbi sul termine massacrato, però purtroppo si deve fare sempre il minimo comune multiplo. Allora tu hai massacrato il Benevento fino all'ottantesimo, dopodiché hai avuto 10 minuti nei quali comunque tu non hai saputo chiudere la partita. Chiudere la partita significa anche abbassare i ritmi, ma perché lo decidi tu, e cerchi di portare la partita in casa come fa una qualunque squadra, dalla Juventus fino alla terza categoria, che sa che gli ultimi 10 minuti si deve portare il risultato a casa, continua a fare ancora di più possesso palla. Invece, secondo me, il Foggia ha accettato la giusta provocazione, perché sappiamo anche chi è l'allenatore, sappiamo che anche, perché un allenatore di categoria sa anche come si vincono, si pareggiano queste partite, ha accettato la provocazione che non ha determinato niente, però forse ha fatto perdere in campo quegli equilibri, perché quando poi la testa non ci sta più, se la metti sul piano del gioco 2, allora tu ti vai ad allungare, vai ad affrontare, adesso ti faccio vedere chi sono io, e rischia che Ciciretti, che non è mai arrivato fino a quel punto e dà dei numeri eccezionale, quando ha preso la palla riesce a superare, ha superato l'uomo con una facilità estrema, però non lo fai arrivare, indipendentemente se è rigore o non è rigore, non può arrivare al limite dell'area all'83esimo, perché è una partita fondamentale, perché tu con quella partita probabilmente, dico un'esagerazione, tu avevi vinto il campionato. Perché oltre metti in difficoltà comunque metti in difficoltà tutti una diretta concorrente ed è tutto ecco, te la togli quasi davanti, ecco perché si creano le partite. Su questo sbagliano tutti, perché poi le cose dobbiamo dire, sbaglia la squadra, sbaglia l'allenatore, sbagliano tutti, perché si è caricata troppo questa partita, perché c'erano stati dei precedenti all'andata e queste cose si ripercuotono nel campo, perché lo dicono i tifosi, lo dice l'allenatore, lo dicono i giocatori, e quindi arrivi nel momento topico, che quando c'è poi il fallo di troppo, perché loro poi hanno fatto dei falli esagerati, io siccome ero un po' in catalessi non sapevo cosa ha detto Auteri. Poi me l'hanno spiegato, Auteri si è lamentato dell'arbitro, penso che di tutto poteva lamentarsi, fuori che l'arbitro, che ha concesso ma non tanto per i rigori, perché i rigori si possono dare e non dare, però un atteggiamento così permissivo nei confronti di chi ha fatto la caccia all'uomo, ha fatto dei falli... caccia all'uomo, non esagerare. Beh, c'è stato un momento a 10 minuti dalla fine, che sotto la tribuna c'è stato falli su falli, ecco, noi diciamo una squadra gioco, quando sei sì, citati. Partiamo dal primo, che è quello del calcio di rigore a favore del Foggia. Sarno allarga per Di Chiara, che sembra perdere l'attimo, il cross al centro viene toccato dal braccio di Melara, qui devo dire, e l'arbitro segna il rigore. E Auteri si è arrampicato sugli specchi e ha detto prima che Di Chiara fosse in fuorigioco, poi che
Però si dice sempre che quando un rigore viene parato è perché è stato sbagliato nel tiro. Sì. Andiamo avanti. Il secondo episodio è quello del calcio di rigore assegnato al Benevento. Vedete, qui c'è il tocco che, se andiamo avanti con le immagini, c'è un fermo immagine, è fuori area. Quella è la linea, il pallone non è nemmeno entrato nell'area di rigore. Il contatto è avvenuto, figuriamoci il piede, prima che Ciciletti entrasse in area. Quindi è un rigore che non c'era, ammesso che ci fosse il fallo, comunque è avvenuto fuori area. Abbiamo qualche altro episodio? C'era un altro episodio, ed è quello del fuorigioco di Mazzeo, c'è il tiro dalla distanza, Narciso respinge. Era evidentissimo, ci siamo accorti anche sul terreno. Ecco qua, questo è il fermo immagine. Io vorrei chiudere questo argomento, anche se abbiamo ancora qualcosa da vedere, però siccome abbiamo citato Bonfitto Gioielli, e quindi è il direttore artistico del concorso di Miss Rossonera, volevo fare un attimo più la conoscenza di Sara Fanelli, che è nostra ospite questa sera, che viene da San Severo. Hai dei saluti particolari da fare per quanto riguarda il tuo paese? Alle mie migliori amiche Chiara, Giorgia e Alessia. Perfetto. E cosa fai nella vita? Studi? Studio, frequento il quinto anno al liceo delle scienze umane. E ti sei iscritta a questo concorso? Il primo concorso a cui partecipi? Sì, il primo concorso. Ah, bene, c'è qualcuno che ti ha spinto a farlo? Noi stiamo vedendo le tue foto. Ah, il papà, solitamente la mamma che invece invoglia le figlie a iscriversi. In questo caso è il tuo papà. E quindi anche il primo book fotografico che fai? Sì, esatto. Com'è stata come esperienza? Ti è piaciuta? Bellissima, sì. Bene. Poi hai conosciuto anche le altre concorrenti, altre ragazze, stai partecipando agli eventi, vi divertite tanto. Sei stata anche tu a Roma alla trasmissione di Mediaset. Tu sì che vales. Hai visto Belen da vicino? Sì, bellissimo. Com'è? Bene. La prossima volta vengo anch'io a chiedere di dire a Matteo. Ti possiamo mandare da Corona, da Corona, hanno visto anche Corona. Sì, loro sono andati anche a vedere Corona, io preferisco Belen. Bene, vuoi aggiungere qualcosa? Niente, lo so. Hai preso l'ansiolitico prima di venire, quindi è preferibile che ci fermiamo qua. La Gazzetta di Zafò, invece, che è l'altra nostra testata personalizzata, cercasi rigorista. Questo, quattro rigori falliti fino ad oggi, sono un bottino piuttosto pesante. E noi volevamo mostrare questo lavoro che ha fatto Armando Borrelli per farci capire quanto stanno pesando questi rigori sbagliati dai rossoneri. Per la verità anche la Casertana ne ha sbagliati due. Scusa, su tre. Però non vale, eh? Io protesto, perché Armando... No, Armando sta per passare da te. Ah, ecco, perché no. Le schede... Sì. Come sì. Me le devo poi, preparare no. Io? No, poi ti dà anche dei risultati che vanno benissimo per te che segui le squadre di Malta, eccezionale. Non cominciare a dar fastidio a Armando solo perché la domenica lo informa su tutti i risultati. A parte che, cambiano, che sì, lui mi ricorda Mussorgsky, come gli ho già detto, che è un grandissimo musicista dell'800. No, ma ha promesso che se dovessero andare bene le cose a fine campionato suona. Si taglia tutto. Ah, barba, la barba. Essendo di barba e capelli. Taglia tutto, lascia intendere anche altro. Allora, ci volevi mostrare? Vediamo. Fagliene fare a lui le grafiche la volta prossima. Sì. Facciamo in ordine di classifica. Quindi partiamo dalla Casertana. Mi portava a pensare un'altra cosa. Sì, andiamo in ordine di classifica. Sì. La Casertana ha fallito due calci di rigore su. Ovviamente tre... questo lo possiamo vedere sempre che Gianni Martino voglia onorarci. Eccola. Ah, aspetta. Giustamente, prima di parlare, sentiamo Gianni Martino. Di non aver paura di sbagliare un calcio di rigore. Non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Tome, musichetta ci sembrava giusto. Che ha avuto l'idea. Mancosu e ha realizzato il rigore. Complessivamente ha perso due punti, quella della partita contro il Matera che avrebbe vinto, ma si è ritrovato a pareggiare sbagliando questo calcio di rigore. Il Foggia ha una media del 33,3% come il Foggia, che ha avuto 6 rigori e ne ha sbagliati 4, perdendo ben 5 punti, che sono
ne calcoliamo uno per la partita con il Monopoli, sì, che è finita 2-0 per il Monopoli, si sarebbe potuta pareggiare con quei due rigori. Ne perde altri due contro la Paganese, 2-2, ed altri due ne ha persi sabato contro il Benevento, quindi si trova con meno 5. Due rigori concessi e due rigori realizzati per il Benevento, che ha guadagnato un punto nella partita proprio contro il Foggia, che avrebbe perso, avendo il 100% di realizzazione, esatto, allora non cambia niente. Diciamo che oggi la classifica vedrebbe il Foggia un punto sopra la Casertana, se tutti avessero segnato. Anche se rigori, no? Mi permetto di contestare il fatto tu che tu non devi contestare niente, perché questo è un discorso armato sulla logica di segnare i calci. Perché il rigore sbagliato da Agnelli è stato recuperato da Sarno. Quindi, voglio dire, siamo comunque andati in vantaggio, per cui è difficile poter dire, così come che il ragionamento è ovviamente si ferma al fatto di poter realizzare i rigori, diciamo rigore, anche aggiungere un gol, diciamo partita. Anche poi è che chiaro che la partita lo diciamo prima, anche che in casa Inter, dove c'è una pressione, un ambiente, certo è molto più difficile. La capolista Casertana l'altro ieri ha giocato davanti a 4.000 spettatori, noi abbiamo avuto 12.000 spettatori. Agnelli è andato a Catanzaro in trasferta e l'ha battuto sicuramente, io non dico meglio, ha segnato, adesso se vogliamo giustificare pure lo sbaglio del rigore, ma se noi secondo me i punti li abbiamo persi più con alcuni gol che abbiamo sbagliato e non sul rigore, cioè non è solo il rigore, perché il rigore è una cosa al 50%, è sempre stato così. Argomento perché vorrei parlare di mercato, secondo il discorso di Alberto è vero questo fatto, perché il Foggia i 4 rigori li ha sbagliati tutti in casa. Si sente la pressione, perché si può sentire la pressione, questa è sì, una... può essere, ma no, secondo me non è proprio così. Con i rigori hanno sbagliato. Allora chiudiamo con la partita che si è giocata sabato, con l'ultima schermata, perché insomma, è successo e ne ha parlato tutta l'Italia, non possiamo sicuramente dimenticarlo, far finta che nulla sia accaduto dopo la partita. C'è questo autogol mediatico purtroppo da parte del Foggia, con queste dichiarazioni rilasciate da Vacca a fine partita, è un giocatore che insomma in campo sentiva particolarmente la partita, si è reso protagonista anche di qualche gesto che andava evitato, io avrei evitato di farlo andare in sala stampa, così come avrei cercato di evitare che prendesse certe posizioni nei confronti di colleghi che seppur sono di Benevento comunque in quel momento rappresentavano la stampa. Tra l'altro ha fatto il giro davvero dell'Italia con qualcuno che ha preso spunto anche per divertirsi, vediamo insieme Cannavaro e Floro Flores che cosa hanno fatto. Vediamo, partiamo. Ci sono nuovo, domanda all'anziana di Benevento. Lasciate. Beh, diciamo che loro ci hanno scherzato su, noi ci scherziamo su un po' meno, è stata una brutta pagina, soprattutto in una partita che era cominciata con il premiare un ragazzo che si era reso protagonista del fair play, un ragazzo del settore giovanile del Foggia, che aveva evitato di segnare il gol per dare la possibilità a un suo avversario di essere in qualche modo assistito dai medici perché si era fatto male. Beh, il sabato era cominciato così ed è finito malissimo, perché insomma, da questo punto di vista purtroppo abbiamo perso dei punti a livello di immagine, a livello nazionale, parlo naturalmente di noi di Foggia, perché il tutto si è svolto nella sala stampa di Foggia. Bene, chiuso questa parentesi, io adesso dedicherei la nostra attenzione completamente al mercato del Foggia. Abbiamo due collegamenti telefonici, il primo con un nostro specialissimo inviato che è Daniele Affatato, che è stato lì a Milano a seguire tutta la giornata ciò che accadeva all'Ata Hotel, e dopo con il direttore generale del Foggia Pino Tiso, ma dopo questo break pubblicitario. Pasta Tamma, sponsor ufficiale del Foggia Calcio.
Damiano Concessionaria Pneumatici vi invita a visitare il nuovo punto vendita in via Bari, chilometro 3 a Foggia. Damiano, 15.000 pneumatici delle migliori marche da oggi disponibili ai migliori prezzi. Damiano, con la migliore assistenza tecnica. Damiano, centro sicurezza, auto, camion, trattori, carrelli industriali, moto, camper. La tua sicurezza su strada affidala a Damiano. Damiano, via Bari, chilometro 3, Foggia. Villa Reale Ricevimenti, con l'incantevole gazebo, gli ampi giardini arricchiti da giochi d'acqua e fantastici effetti scenici, vi aspetta a Foggia in tratturo Camporeale al chilometro 1,100. www.villarealericevimenti.it. Villa Reale, matrimoni oltre ogni immaginazione. Perché scegliere Carni Affini? Perché se vuoi bene a te stesso e al tuo portafogli, non puoi sbagliare. Non solo un grande reparto macelleria, ma anche salumi e prodotti caseari di altissima qualità, con un occhio particolare a ciò che offre il nostro territorio. Troverai inoltre tutto il resto per la tua spesa completa. Carni Affini, vicino a te, vicino al tuo mondo. A Foggia, in via Masi 36, via Gissi 76, via Consagro 1, via Ciano 18, via Dorso 117, via Lucera 151, via Senatore Nannarone 64 e viale Michelangelo 185. Meta Service Security, per la tranquillità e la sicurezza dei cittadini foggiani. Servizi di biglietteria, guardiania, portineria, prevenzione danni per ambienti e persone, security per locali e punti di svago, gestione e controllo parcheggi privati ed aziendali. Meta Service Security, massima discrezione, massimo impegno, massima professionalità, con controllo 24 ore su 24 dalla nostra centrale operativa. Meta Service Security. Se cerchi un locale accogliente e un'ottima cucina, lo hai trovato! Pizzeria Trattoria La Garbatella. La sua pizza è gustosa e leggera perché lievitata per ben 72 ore e cotta in forno a legna. I suoi piatti sono ricchi e squisiti perché cucinati all'istante. Tutti i giorni, compresa la domenica, potrai gustare un pranzo davvero completo a partire da €9,90, senza rinunciare alla qualità. Puoi organizzare feste di compleanno e piccoli ricevimenti. Pizzeria Trattoria La Garbatella, Vico 4 Porte, a Foggia. Vieni a scoprire il bello di stare a tavola. Eccoci qua. Allora, abbiamo il primo collegamento telefonico da Milano, Daniele Affatato. Io lo definisco un cervello che è fuggito da Foggia e poteva stare tranquillamente qui, ma per il suo bene è bene. Sto facendo un gioco di parole uno dietro l'altro, che adesso stia lontano perché lì potrà sviluppare meglio il suo genio. Daniele, ci sei? Sì, buonasera. Ho esagerato un po'? No. Allora, intanto voglio ricordare che lui è partito, come tanti altri, dal sito calciofoggia.it, poi ha sviluppato le sue esperienze lontano da Foggia, si è laureato qualche settimana fa, potrei dire, in comunicazione pubblica e d'impresa con una tesi su Mourinho, giusto? Bravo. Sì, Giuseppe Mourinho. Allora, Massimo Massico ti apprezzerà ancora. Salutiamo. Di più dopo questo e ti saluta. E complimenti. Saluto, grazie. E oggi, insomma, si è divertito a seguire per noi, dall'Ata Hotel, quello che avveniva per il calciomercato. E allora, raccontaci brevemente, che non abbiamo molto tempo, che cosa è successo. Il Foggia ha inseguito fin dalle prime ore dell'alba Antenucci. Sì, il Foggia è arrivato all'Ata Executive molto presto, alle 9.40, la delegazione rossonera composta da Franco Sannella, il direttore generale Tisio, il direttore sportivo di Bari, ha tentato subito un assalto per l'attaccante del Leeds United, Mirko Antenucci. C'è stata un'offerta molto importante da parte del Foggia, che era superiore anche a quella di alcune squadre di Serie B che volevano il calciatore. Il calciatore però non se l'è sentito in questo momento di scendere di categoria e di arrivare in Lega Pro, ma molto probabilmente, sì, almeno di ribaltoni dell'ultima ora di mercato, degli ultimi 45 minuti ormai, resta al Leeds. Dovrebbe rimanere al Leeds perché il Leeds United non ha trovato un sostituto reputato all'altezza. In questo momento Antenucci non è titolare, ma sta dando il suo contributo alla squadra subentrando e ha già siglato 5 gol in questo primo... Allora, sfumato Sansovini, sfumato Antenucci, a quel punto non c'era Sansovini, una prima punta
che Sassolini fa... che mi dicono abbia segnato oggi, sì, sì, sì. E mancando una prima punta che facesse al caso del Foggia, ha deciso di virare su un calciatore con altre caratteristiche. Ecco perché poi hanno puntato su Arcidiacono. Su Arcidiacono questa è stata una mossa che io definirei strategica da parte del Foggia, perché da un lato si è rinforzato ulteriormente, dall'altro ha evitato che Benevento e Casertano, che erano forti sul calciatore in mattinata, si rinforzassero. Quindi ha sottratto un calciatore a due dirette concorrenti. Arcidiacono è un calciatore che prima se ne parlava proprio con addetti ai lavori, può variare su tutto il fronte d'attacco e il suo piede di calcio è sinistro, quindi è un mancino naturale, preferisce giocare a sinistra, solitamente De Zerbi schiera gli esterni d'attacco, sì, a piedi invertiti. Però potrebbe fare il caso del Foggia anche qualora non dovesse esserci Sarno a ricoprire il ruolo di falso 9. L'anno scorso Ciullo a Martina lo ha impiegato spesso come falso 9 con Montalto defilato per non dare punti di riferimento, soprattutto nelle partite in trasferta. Alzo, vedo che non hai dimenticato ciò che avviene a Foggia nei campionati del Foggia pur stando a Milano. E no, questo mi fa piacere. Mi tengo aggiornato. Il cuore resta sempre rosso-nero. Daniele, noi ti ringraziamo per questo apporto che hai dato al sito di calciofoggia.it e questa sera a Zafò. E poi, naturalmente, come credo ti capiterà ogni tanto, anche se raramente, di venire a Foggia, ti aspettiamo per essere ospite della nostra trasmissione. Con piacere, grazie. Grazie, Daniele, un abbraccio. Ciao, grazie. Ciao a tutti, buonasera. Ciao. Peccato oggi sia più tempo, perché avrei voluto che raccontasse magari qualche episodio simpatico, perché succede sempre nei giorni di mercato che accada qualcosa di simpatico. Però, vabbè, non avevamo il tempo per poterlo fare. Io adesso ascolterei invece la voce della società e quindi del direttore generale Pino Tiso. Anche lui è stato oggi a Milano, credo che stia rientrando, perché insieme a Franco Sannella credo che abbia abbandonato Milano intorno alle 16:30 e quindi si sono avviati sulla strada di ritorno. Ricordiamo che ci sono stati altri due movimenti di mercato, perché Sicurella è stato mandato in prestito al Lumezzari, e poi c'è stato uno scambio di portieri tra De Gennaro, che è venuto al Foggia, e Tarolli, che è andato invece in prestito al Manfredo. E allora, che in attesa della telefonata di Pino Tiso, direttore generale Rosso Nero, volevo un giro veloce. Il Foggia ha fatto questo è di buon auspicio, come fece Berlusconi con il Milan, che pur di non far prendere i giocatori agli avversari, prese De Napoli e lo mise e gli ha fatto chiudere la carriera, la fine del calcio, in generale italiano, perché sì, perché si sono inventati le squadre, mentre diciamo prima si giocava 11, 12, 13 giocatori. Berlusconi inventò questo fatto di avere 24 titolari. De Napoli, che era un titolare in nazionale, non ha più giocato a pallone e si è riempito di soldi, però anche questo bisogna dire. Ha però ha vinto le coppe, e noi vogliamo molto meno. Ma mister, che pensi di questo mercato? Penso alla che Foggia, di una prima punta, al di là della prima punta che non è arrivata, però è un mercato importante, perché Lanzaro, Vacca, l'ultimo Arcidiacono e Chirico penso siano quattro acquisti di un certo livello. In questa categoria possono fare la differenza. Credo che abbiamo il direttore al telefono. Direttore, ci sei? Buonasera. Grazie per aver accolto il nostro invito. Dove ti sei fermato? Dove sei per strada? Sono esattamente a Pescara con degli amici, perché devo stare qui stasera. Ah, ho capito. Sì. Hai lasciato quindi Milano nel momento in cui era già chiusa l'operazione Arcidiacono, oppure stava ancora in fase di trattativa? Ho lasciato Milano nel momento stesso che abbiamo chiuso la trattativa con Arcidiacono. Ma proprio Antenucci proprio non c'è stato modo di portarlo, anche perché mi pare, dalle notizie che abbiamo, non so se sia cambiato qualcosa nel frattempo, pare sia rimasto in Inghilterra a Leeds, se non sbaglio. Sì, con Antenucci ci siamo incontrati nella mattinata di stamattina alle 11 con i suoi procuratori, però si parlavano di cifre veramente molto importanti, cifre blu, insomma, si può parlare di questo colore blu. E quindi volevamo fare un ulteriore sforzo per dare ancora più forza al mister, quindi portare questa punta di vero spessore, però non ce l'abbiamo fatta, perché veramente si andava oltre veramente ogni limite
che ci eravamo previstati, quindi... Io non so se, direttore, puoi dirlo, ma si era sparsa voce anche che al di là di Sicurella, che è andato poi in prestito al Lumezzane, sì, ci fosse anche una mezza volontà di cedere un altro giocatore? No? No. Lo ti posso dire la verità, c'era mia moglie in collegamento Facebook che mi comunicava di volta in volta quello che si scriveva. Beh, ti posso dire che assolutamente no, non c'è stata nessuna trattativa eclatante, non abbiamo posto... Io accennavo a Iemmello, quindi... Lo immaginavo, perché mia moglie non ha detto che Iemmello, questo scambio Iemmello che rientrava e sarebbe tornato. No, assolutamente no, noi siamo stati abbastanza sereni. Iemmello attualmente è del Foggia e rimarrà fino a fine. Ma un tentativo per Padovan invece c'è stato? C'è stato anche quello, sì. C'è indipendentemente da Iemmello. Abbiamo parlato, però non doveva essere questo scambio con Iemmello. Era un fatto che prende questo giovane, promettente, la classe del 94 che ha fatto bene nella fine primavera, facendo tanti gol, sta a Lanciano soltanto per questo motivo, però è di proprietà della Juventus. Juventus non ha voluto farlo scendere di categoria, quindi ha ritenuto più giusto farlo. Giovanni Bucaro mica era nel periodo tuo? Sì, lui faceva gli allievi, però già era, veniva a allenarsi anche con la primavera. Gran bel giocatore che ancora non si è espresso. Non si è espresso ancora al meglio, perché avevamo puntato su... Direttore, però alla fine avete ripiegato, tra virgolette, su un giocatore con altre caratteristiche. Arcidiacono è un gran bel calciatore. Veramente era già un giocatore che abbiamo seguito anche durante il periodo estivo di quest'anno. Non ce l'avevamo fatta a prenderlo, poi c'è avuto questa possibilità, incontrando proprio nella fase del mercato il suo procuratore, che è anche il procuratore di Angelo, e ne abbiamo parlato. Si è potuto concludere e ce lo siamo presi. De Zerbi è contento di accoglierlo? Visto che diciamo un doppione di altri calciatori che già ci sono, se vogliamo. Abbastanza, sì. Anche perché prima di fare determinate trattative e chiuderle si è sempre parlato con il mister. Direttore, noi possiamo chiudere la trasmissione senza sorprese, nel senso che non ci saranno altri movimenti? Di Bari ancora a Milano, potrebbe fare qualche sorpresa? Di Bari no. È rimasto a Milano soltanto per una questione di tempo, di burocrazia. Lo sapete benissimo, abbiamo preso Arcidiacono, abbiamo fatto uscire soltanto Sicurella in prestito a Lumezzane. E poi scambio di portieri con Manfredonia, lo dicevamo prima, Tarolli con De Gennaro. Poi possiamo stare sicuri, non è che ci fai fare brutta figura, che poi uccidiamo la trasmissione. Possiamo andare a letto tranquilli tutti, perfetto. Ricordati che lo aspetto venerdì. Felice. Ok, allora c'è Massimo che dice che lo aspetto venerdì, lo sa. Venerdì sarà ospite della trasmissione contropiede di Massimo. Con piacere, Massimo. Ti aspetto. Sabato. Con piacere, veramente con piacere. Grazie direttore, buon rientro e buona cena nel frattempo. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao. Perfetto, e allora, clip di Sergio D e poi andiamo sul finale. Allora, di Sergio D che ci puoi aggiungere, che ci sono forti sconti in questo periodo? Abbigliamento uomo a Foggia in via Bari 9, grandi saldi, tutto al 50%. Al 50% addirittura. Migliore in campo? Sarno, che resta confermato. Iemmello e Gerbo e arriva a quota 6. Nella classifica generale, 6 volte migliore in campo. Di calcio Foggia della squadra femminile, se ha perso è meglio che non ne parliamo, la prima sconfitta del campionato, parliamone, ricordiamo che comunque è ancora in testa. È ancora in testa la classifica, a pari punti con la Ceriascoli, anche grazie allo scontro diretto vinto qualche settimana fa, ha perso, possiamo mostrarlo? Possiamo vedere in grafica per... Dov'è? Ha perso? Sì. Sì. Non ha perso? No.
Calcio Foggia. Sì. Questa è un'altra idea. Ah, questa è vecchia, quando ha vinto 19-0. Allora lasciamo questa che fa più piacere. Vabbè, resta al primo posto, questa è la cosa. Primo posto 24 punti. Più importante. Restate con noi perché subito dopo Zafò c'è Zafò 13:30, vale a dire 13 minuti e mezzo dedicati a voi amici da casa, che se vorrete scriverci anche sulla pagina Facebook potete farlo per commentare il mercato, per fare le domande a me e all'ospite di questa puntata che è il collega amico Massimo Marsico. 13 minuti e mezzo per rispondere alle vostre domande e anche eventualmente mi potevi avvertire, avvertire. Posso farvi, ma non ti devi cambiare, posso farvi una domanda, poi magari mi rispondete dopo. Ma questo portiere del Gennaro con i piedi fuori aria, bravo, adesso che cosa vuoi insinuare? No, non ti è piaciuto Narciso? No, che sarà mai, che sarà uscito due volte un poco a far fare, cioè, ma non è che ha esagerato, okay, diciamo che basta un po', che sia meglio, ma ci avrà pensato De Zerbi a redarguirlo sicuramente, che mi ha fatto perdere il filo, che stavo dicendo 13:30, sì, Massimo, anche per cercare di indovinare il calciatore misterioso macchiato dalla scritta 13:30 sul volto, che è lo stesso della scorsa settimana che non avete indovinato. Eccolo qui, vincendo, cioè indovinandolo, vincerete un CD con le 10 canzoni scritte e interpretate da Pino Campagna, che c'è il giro di qua, eccolo qua, perfetto. E allora, salutiamo i nostri ospiti. Sara? Buonasera. No, salutiamo gli ospiti, cioè nel senso, se li vogliamo citare di nuovo. Salutiamo. No, perché un'altra invece è andata a salutare proprio personalmente. Tu invece, devo dire... Una via di mezzo, va, una via di mezzo. Okay, Sara, alla tua sinistra... Ma lui lo fa apposta. Armando Borrelli. Ciao, alla prossima. Alberto Mangano. Posso salutare chi ci sta vedendo da lontano, e cioè sì, Sergio Ruggero da Verona, che ci sta seguendo, certo, tramite Mitico Channel. Salutiamo tutti, ciao, gli Sergio, altri amici che ci seguono da lontano, grazie a Mitico Channel. Giovanni Bucaro. Ciao, buonasera, Giovanni, a tutti. Grazie per essere stato con noi. Grazie a ci voi. Lunedì? Lunedì prossimo, sì. Grazie. Alla nostra destra Pino Stefanini. Volevo darvi conto di uno striscione visto in curva nord. Tamma magna. Bello. Mi piace, mi piace. Poi ci verrà a trovare sicuramente in un'altra circostanza. Questa è stata una puntata un po' compressa per motivi di calciomercato, che lo ricordiamo chiuderà alle ore 23, ma non ci sono altri movimenti che riguardano il Foggia. E infine Massimo Marsico. Ciao Massimo, tu resti con noi ancora per 13 minuti e mezzo dedicati a voi amici da casa, che potrete intervenire telefonicamente allo 0881 33 00 35. Ci vediamo fra un po'. Zafò. Su da mezzo. Bellissimo. Oh, beh, e allora? Chi è? Maestro. Dai, forza, a lavorare, dai. Du-du-du-du, Foggia per sempre, wow, Foggia per sempre, wow, per sempre Foggia nel mio cuore. Ogni volta c'è sempre una maglia da onorare, du-du-du-du, un'emozione che si fa spazio dentro me. È una gioia rossonera in fondo al cuore, è una fede che ci fa vivere di te. Abbiamo il Foggia qui nel cuore, vogliamo vincere con te. Lasceremo mai, sempre accanto ti sarò, a gridare a squarciagola ancora, Foggia per sempre, oh.
per sempre Foggia nel mio cuore. A domenica tenga a capo in do pallone, allo Zaccheria siamo tanti qui per te. Una sciarpa, una bandiera, uno striscione e una fede che ci va a vivere di te. Abbiamo il Foggia qui nel cuore, vogliamo vincere perché questa è una squadra da rispettare, non ti lasceremo mai, sempre accanto ti sarò a gridare a squarciagola. Per noi du 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 du. Maestro, mi dà quello scelto. Maestro, chi è? Caffè. Ah, il caffè, grazie, gentilissimo, bello. Ci vuole proprio un caffè. Ma che è sta porca di candy? Che è sta cosa che hai portato? Maestro, ha detto caffè al vetro. Il vetro va, gli porto. Che ci stai a fare? Che ci stai a fare? Che ci stai a fare? Zafò, in collaborazione con Damiano Concessionaria Pneumatici, in via Bari chilometro 3, a Foggia. Da Dario Porte Blindate, via di Salsola 28, a Foggia. Bonfitto Gioielli, via Lanza 18A, Foggia. Carni Affini, vicino a te, vicino al tuo mondo. Sud Revisioni, officina e centro revisioni veicoli, in corso del Mezzogiorno Seconda Traversa, Foggia. Meta Service Security, in corso del Mezzogiorno, a Foggia. Pizzeria Trattoria La Garbatella, Vico Quattro Porte, a Foggia. Lui Mar Caffè, via Gioberti 110, Foggia. Villa Reale, Tratturo Campo Reale, Foggia. Pasta Tamma, sponsor ufficiale del Foggia Calcio. Zafo, 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 zafo. Eccoci qua, 13 minuti e mezzo dedicati a voi amici da casa. Contattateci allo 0881 33 00 35 per intervenire. Credo ci sia già la prima telefonata. Pronto, con chi parliamo? Buonasera, sono Massimo da Foggia. Parola d'ordine? Zafò. Perfetto, possiamo procedere, questa è la password, altrimenti non si può andare avanti. Allora, vuoi dire qualcosa, chiedere qualcosa, fare commenti o vuoi cercare di indovinare chi è il calciatore misterioso? Posso indovinare? Certo, come no. La vogliamo rivedere la foto? Sì, sì, vediamo. Ecco, rivediamola. Vediamo un po' se riusciamo a riproporla. Eccola qua. Secondo te chi è? Secondo me è Zizzari.
Bravo, perfetto. Si tratta di Zizzari, attaccante che non ha lasciato per la verità un grosso segno qui a Foggia e che però ti dà la possibilità di vincere questo CD musicale Foggia per sempre, scritto e interpretato da Pino Campagna. Lascia i tuoi dati, puoi ritirarlo poi fra, diciamo, nella settimana prossima presso il supermercato La Prima in via Zara a Foggia. Vuoi aggiungere qualcosa? Sì, volevo dire che ovviamente tutti aspettavamo il classico centravanti d'aria, purtroppo non è arrivato. Ma perché non sei soddisfatto della prestazione di Iemmello o perché pensi che anche Iemmello non sia un centravanti d'aria di rigore? No, io sono un grande estimatore di Iemmello, però probabilmente ci serviva qualcuno con caratteristiche diverse, diciamo il classico, mi passi il termine, proprio animale d'aria di rigore, che forse Iemmello ancora non è. Vero, vero. Ok, grazie per il tuo intervento. Grazie. Buonasera. Ciao, buona serata. In effetti forse è sì, un calciatore che manca al Foggia, no, con queste caratteristiche. Lo ha messo Iemmello, anche De Zerbi in conferenza stampa. Ha provato a farlo diventare un centravanti d'aria, esatto, ma non c'è. Forse riuscito. Si è reso conto che non lo sarà, almeno in questa stagione, magari nel tempo imparerà a fare proprio il bomber di razza. Non è un caso che De Zerbi stia provando a farlo giocare anche a sinistra, Iemmello, perché secondo lui, diciamo, le movenze più di chi gioca sulla fascia che non del centravanti, lui che è gioca uno che spalle vuole essere porta, lanciato negli spazi e non esatto, sa giocare spalle alla porta. Ma chi è il centravanti della storia del Foggia che a te ti ha esaltato di più con queste caratteristiche, uno che la buttava sempre dentro? Ma insomma, qui il bomber per antonomasia è Nocera, quindi è inutile che andiamo lontani, anche perché la storia del Foggia... Non sono in tanti che possono ricordarsi, perché bisogna avere una certa età. Bisogna purtroppo avere la nostra età. E anche noi poi, tra l'altro, facciamo noi una certa ricordi fatica, anche, abbiamo sì, ricordi. Sì. Ce ne sono stati tanti di centravanti, forse adesso a trovare proprio chi aveva... Perché anche Baiano, insomma, non aveva proprio le caratteristiche cioè forse Messina... Forse Gabriele sì, Messina poteva andare, categoria, poteva avere il... Vabbè, certo, per centravanti, giusto per centravanti classico, so, quello che alla spietato, quello spietato. Alla Pruzzo, proprio, alla Inzaghi, sì, alla Gerd Müller. Quello spietato, ecco, che è in aria della brutta. Romario, ecco, diciamo così. Certo, certo. Allora, noi ci fermiamo per un piccolo break pubblicitario, dopodiché 0881 33 0035, abbiamo spazio ancora per una telefonata. La Prima presenta il Fast Food, ristorante self-service 13.30. Troverai la buona cucina italiana, ma soprattutto le squisite specialità tipiche foggiane. Vieni a gustare il ricco menù di piatti realizzati con i migliori prodotti del nostro territorio. Aperti tutti i giorni dalle 12 alle 15, compresa la domenica, anche con piatti da sport. E la sera? Braceria con i profumi e i sapori di carni selezionate. Ristorante self-service 13.30 a Foggia, in via Labriola 4 e in via Zara 87, presso supermercato La Prima. Foggia per sempre, oh, Foggia per sempre, oh, per sempre Foggia. Foggia per sempre, il CD con 10 bellissime e coinvolgenti canzoni di Pino Campagna dedicate alla squadra del Foggia di oggi e del passato. Lo troverai in offerta esclusiva presso tutti i supermercati La Prima. È una fede che ci va a vivere. Abbiamo 5 minuti ancora da dedicarvi, se volete chiamarci allo 0881 33 0035, al quiz non potete partecipare perché l'abbiamo già assegnato questo CD, che tra l'altro avete notato nella pubblicità, anche non vincendolo potete portarlo via con davvero soltanto 3,50 euro, quindi approfittatene facendo la spesa ad uno dei supermercati La Prima, avrete la possibilità con un minimo di spesa di acquistarlo soltanto con 3,50 euro. Portate a casa davvero un CD piacevole da ascoltare, perché ci sono 10 canzoni
dedicate alla squadra del Foggia, anche se qui al mio fianco c'è il re degli inni, perché resta comunque incontrastato il suo inno scritto con Lucio Di Gianni, che poi ancora oggi, nonostante quello di Pio Amedeo sia gradevolissimo, per molti resta ancora, ma perché quello legato agli anni d'oro, no? Alla promozione del Foggia. Sono passati molti anni. Sì, però restiamo legati a quell'inno. Pronto, chi parla? Sì, buonasera, sono Samuele e cortesemente volevo fare una piccola osservazione sul nuovo acquisto. Allora, prima di tutto la password e poi da dove ci chiami? Chiamo dalla città, da Foggia. E la parola d'ordine per noi qual è? La parola d'ordine per sta scritto dietro? Beh, questo... Zafo, va bene, classica. Vabbè, non ti preoccupare, dimmi, classica, dici classica. Samuele. Niente, un piccolo telegramma. Innanzitutto saluto il dottor Massimo e anche lei. Buonasera, grazie. Diamoci del tu nello sport. Che avete nel condurre le trasmissioni. Grazie. Il telegramma è questo. Io ricordo Arcidiacono per un episodio poco elegante, anni fa, quando esibì quella maglietta un po' stonata, speziale libero. Ah, certo, io, certo. Io onestamente ho qualche perplessità. Io sono un amante della sobrietà, dell'eleganza, e certo queste cose non aiutano lo sport né tantomeno il calcio. Non voglio fare il Torquemada della situazione, per carità, però magari chiedevo a questo parterre così illustre un piccolo così, una piccola controrisposta. Bene, grazie per il tuo intervento. Gentilissimi, buona serata. Grazie. Sì, ci ha ricordato un episodio al quale per la verità io non avevo pensato assolutamente. Tra l'altro sottolineiamo questo dopo quello che è accaduto sabato in conferenza stampa. Vorrà dire che per De Zerbi ci sarà da lavorare anche sul carattere di Arcidiacono, visto che si è reso protagonista in effetti di questo episodio che veramente io avevo dimenticato, quindi non so che cosa aggiungere, cos'altro su questo episodio spiacevolissimo che ovviamente cerchiamo di tenercelo alle spalle e buttarcelo alle spalle. Pronto, ultima telefonata. Pronto, buonasera, sono Michele, vi chiamo da Verona. Sono in collegamento telefonico, ascolto tutta la trasmissione telefonicamente, quindi... Michele, hai detto? Sì. Quindi ci stavi seguendo su Mitico Channel. Sì, Michele. Alberto Mangano ha salutato qualcuno a Verona, ma non sei tu, mi pare di capire. No, non sono io. Saluto al Massimo. Saluto. Grazie. Un caro saluto. Ciao. Ciao. Ovviamente... un saluto all'amico Corterà. Abbiamo qualche difficoltà nel seguirti, però mi rendo conto che tu... la nostra voce ti arriva con un po' di ritardo, così come la tua a noi arriva in ritardo perché ci stai seguendo in streaming. Dici allora, Michele. Sì, vi dico, niente, praticamente io non mi preoccuperei più di tanto perché comunque la squadra c'è e domenica abbiamo la possibilità di metterci al primo posto, sicuramente, perché a mio parere la classifica a Matera non vince, anzi la vedo preoccupata. Il Foggia deve assolutamente vincere, si aspira al primo posto. L'unico... mio, ecco, che devo dire in questa situazione, ma penso che tutti saranno concordi con me, è che proprio riferimento sul mercato, e poi aspetto anche voi che dite anche la vostra, abbiamo perso molto tempo dentro il discorso di Sansovini, ci abbiamo perso quasi un mese, e quindi questa situazione, questo limite, questa defaianza, vorrei che le prossime volte ci sia un po' più esperienza, perché non si può perdere tempo di solo a Sansovini e quindi puoi limitarsi tutto nelle ultime ore, quindi in questo caso ci siamo un po' attendati, però per il resto insomma per me la squadra è la più forte, obiettivamente abbiamo messo sotto tutti, quindi bisogna solo metterla dentro e un po' più di fortuna. Buonasera a tutti. Grazie Michele. Ciao, salutiamo, buonasera. Approfittiamo per salutare Michele che ci sta seguendo da Verona, ripeto, per salutare tutti i tifosi del Foggia che ci seguono da molto lontano. Mi è parso di capire che dicesse che il Foggia ha perso un po' di molto tempo per cercare di convincere Sansovini a scendere, non di categoria, ma a scendere al sud, ma sapevamo che lui aveva la volontà, almeno di avvicinarsi a Mantova, sì, dove risiede,
Infatti poi ha firmato per la Cremonese e credo che abbia per la Cremonese segnato. Credo che il problema, diciamo, da un punto di vista delle scelte più importante sia il fatto che il Foggia abbia rinunciato a quella tipologia di attaccante. Perché, perché non ha trovato quello giusto. Avevamo un po' tutti la certezza che o il Foggia acquistava un centravanti, un bomber, chiamava vecchia maniera, uno che la buttasse dentro, ma che fosse, come dire, di caratteristiche garanzia, giuste, ecco, di garanzia, certo, e quindi certo. I nomi erano altisolanti, non solo Antenucci, si era fatto anche il nome di Gans, che mi sembra che sia stato, adesso si trovi nell'orbita della Juventus, dovrebbe essere, anche se manca questo qualche minuto ancora alla fine. Ha dovuto poi il Foggia rimediare, diciamo. Però per la verità sono stati chiari fin dall'inizio, cioè nel senso che dice noi prenderemo un centravanti, ma se troviamo quello che fa al caso nostro, altrimenti prendere per prendere preferiamo non prendere nulla o così come è avvenuto poi ripiegare. Poi come diceva giustamente anche Alberto, si tratta, ci auguro di averlo tolto anche la concorrenza perché era ambito anche da formazioni che sono rivali del Foggia. Io non so come sia andato realmente con Santovini, io so per certo che è un contatto che è partito già prima di Natale. E probabilmente Sansovini non ha detto no subito, anzi sicuramente non ha detto no subito, ha voluto pensarci, però evidentemente, come ci ha detto Michele poc'anzi, è probabile che abbia fatto perdere un po' troppo tempo, anche se devo dire che poi alternative nel mercato di gennaio non ce ne sono poi tante. Non dobbiamo dimenticare che il Foggia comunque è uno dei migliori attacchi del torneo, oltre ad avere la miglior difesa. Però la sensazione che abbiamo tutti è che l'amore di gioco sia tantissima, insomma che la montagna partorisca il topolino alla fine, per quanto riguarda il numero delle reti, nonostante il Foggia sia una delle squadre migliori. Poi sono distribuiti male questi gol, perché segniamo poi ne ha fatti 4-3 in un'altra partita e poi magari non ne segni uno. Che anche il contributo in fase realizzativa debba aumentare da parte degli altri, perché segna Iemmello, segna molto Sarno, ma adesso devo cominciare a segnare anche gli altri. Anche gli altri, perché altrimenti ce lo auguriamo. C'è la necessità proprio di adesso che si svegli sotto questo aspetto. Certo, in questo rush finale soprattutto. Allora, il tempo a nostra disposizione è terminato. Massimo, io ti ringrazio per essere stato con me. Ringrazio te. Non solo a Zafò, ma anche in Zafò 13:30. Grazie a voi tutti per averci seguito. L'appuntamento è rinnovato a lunedì prossimo per Zafò alle 21:05 e naturalmente venerdì con Contropiede. Grazie. Sempre alle 21:05 su Teledauna con Massimo Massico e i suoi ospiti. Grazie, buona settimana a tutti e Zafò. Buonanotte. Zafò, 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 Zafò. La prima presenta il Fast Food. Ristorante self-service 13:30. Troverai la buona cucina italiana, ma soprattutto le squisite specialità tipiche foggiane. Vieni a gustare il ricco menù di piatti realizzati con i migliori prodotti del nostro territorio. Aperti tutti i giorni dalle 12 alle 15, compresa la domenica, anche con piatti da sport. E la sera? Braceria con i profumi e sapori di carni selezionate. Ristorante self-service 13:30 a Foggia, in via Labriola 4 e in via Zara 87, presso il supermercato La Prima. Foggia per sempre, oh, Foggia per sempre, oh, per sempre Foggia. Foggia per sempre, il CD con 10 bellissime e coinvolgenti canzoni di Pino Campagna dedicate alla squadra del Foggia di oggi e del passato. Lo troverai in offerta esclusiva presso tutti i supermercati La Prima. È una fede che ci fa vivere.